Sim file avete c'è la parte dei componenti che è rimasta invariata. Ci sono da inserire le date, date di inizio, date di fine e il time step dei vostri dati del boundary condition. Vi ricordo che il time step deve essere espresso in minuti, quindi se i vostri dati sono dati orari dovete prendere 60 e moltiplicarli, cioè i dati giornalieri 60 per 24. Ci sono di nuovo nuovamente i parametri del terreno. La conducibilità idraulica deve essere espressa in metri al secondo, normalmente nelle tabelle si trova in altre unità di misura, quindi dovete stare attenti un attimo con le conversioni. Questi sono i parametri dei diversi modelli per le curve di ritenzione idrica e qui si sceglie il tipo di modello che si vuole utilizzare. Sono disponibili tre modelli, quello di Wagenhutten, quello di Kosugi e quello di Brooks & Corey. Per quanto riguarda le condizioni a contorno alla superficie, adesso è possibile scegliere tra due tipologie, la condizione di tipo di Richelieu, in cui viene assegnato il valore della suzione, cioè di quel velo d'acqua che si potrebbe formare sulla superficie, o una condizione di tipo Neumann, che invece equivale a assegnare il flusso sempre alla superficie. Dal momento che i dati che si trovate scaricabili da Metodo Trentino sono espressi in millimetri, i valori che vengono inseriti all'interno questo file, del file delle condizioni al contorno, dovranno poi essere espressi in millimetri. Per quanto riguarda invece la condizione al fondo della colonna di suolo, ci sono le condizioni di Richelieu, quindi si assegna il valore della suzione, generalmente al fondo si può assegnare che ci sia la superficie della palla, quindi pressione uguale a zero, oppure la condizione di free drainage, che è il deflusso, deflusso libero. Qui viene inserita l'altezza della colonna di suolo, che deve essere espressa in metri, e qui ci sono da inserire il valore della tolleranza per il metodo di Nested-Newton, cioè in pratica quanto deve essere durata il calcolo della soluzione, e il time step che viene utilizzato nel metodo numerico. Questo time step deve essere espresso in secondi e deve essere coerente con l'intervallo temporale del vostro. Il residuo, cioè l'errore che viene commesso nel calcolo della soluzione. In questo caso l'errore non soddisfa la tolleranza che era stata scelta, preimpostata precedentemente, quindi viene fatta una successiva iterazione, intanto che l'errore non diventa più piccolo rispetto alla tolleranza. In questo caso il ciclo di Newton, il metodo di Newton viene arrestato e si passa al calcolo della soluzione per lo step temporale successivo. E il vantaggio di utilizzare questo è che se il metodo converge, la simulazione risulta più veloce, quindi se avete serie temporali piuttosto lunghe risparmiate tempo. Tuttavia può essere che l'errore con una sola iterazione non scenda al di sotto della tolleranza che voi avete preimpostato. Ora, in questo caso dovete provare a utilizzare il metodo Nested-Newton, cioè impostare come valore nella variabile solver.nested-newton il valore 1. Allora, anche qui abbiamo che la prima riga vi fornisce l'indicazione del time step che viene risolto. Si ha una prima iterazione esterna, come abbiamo visto prima.
questo caso l'errore è maggiore della tolleranza che avete prefissato, quindi inizia il ciclo interno, quello annidiato. Si chiama inner iteration. Al primo ciclo l'errore è troppo grande, quindi si passa al successivo e via dicendo, fin tanto che alla fine l'errore scende al di sotto della tolleranza. Allora in questo caso il ciclo inner iteration viene arrestato e si passa alla seconda iterazione del ciclo esterno, quello outer. E si procede così fin tanto che non si arriva a convergenza. Infatti qua abbiamo che è stata fatta una seconda iterazione esterna, l'errore è un 10 alla meno 6, la tolleranza è costata un 10 alla meno 11, quindi si è fatta un'iterazione interna, e alla terza iterazione esterna l'errore è l'ordine di grandezza 10 alla meno 13, quindi la soluzione è stata trovata e si passa infatti allo step temporale successivo. Avete domande su questo? Cioè in pratica voi dovrete semplicemente dare un occhio agli errori che vi vengono stampati in output. Se l'errore risulta inferiore alla tolleranza, usate quasi sempre il metodo di Newton semplice, quindi impostate il valore 0, altrimenti conviene che utilizziate il valore 1. Tuttavia può essere che per certe condizioni la tolleranza che voi impostate non venga mai raggiunta. Allora in questo caso quello che succede è che il metodo compie un numero prestabilito di iterazioni, dopo al termine delle quali, anche se la tolleranza, cioè il vostro errore non è inferiore alla tolleranza che avete inserito, quella viene presa come soluzione buona e quindi procede con il nuovo timestamp, con lo step temporale successivo. Poi c'è da inserire il percorso della condizione al contorno alla superficie, come l'altra volta, quella condizione al contorno al fondo e la condizione iniziale per la sezione. Qui viene definita quella che sarà la cartella in cui verranno salvati gli output della simulazione. Generalmente si lascia la cartella output all'interno del progetto e qui ci sono le varie connessioni tra i componenti. Per quanto riguarda l'input della condizione iniziale, prima era un txt in cui le due colonne, quella della profondità e della suzione, erano separate da uno spazio. Ora il file è un punto csv, quindi le due colonne devono essere separate da una virgola. E come l'altra volta, la prima riga è relativa al layer più profondo, mentre l'ultima riga del file è relativa al layer più superficiale. E qui vi ricordo che appunto è un file CSV, quindi le due colonne sono separate da una virgola. Per quanto riguarda la condizione del contorno della superficie, è un file con le serie temporali che devono essere date come input a AMS. E per quanto riguarda la condizione della superficie, i valori devono essere espressi in millimetri. In questo modo voi scaricate i dati da Meteo Trentino e non dovete fare nessuna conversione. E invece per quanto riguarda il valore della suzione al fondo del dominio, questo è espresso in metri, perché nella norma, cioè, quello che ho pensato io è che come voi date come condizione iniziale della suzione espressa in metri, il valore della condizione del contorno al fondo può essere una misura, quindi anch'essa deve essere espressa in metri. Per quanto riguarda i file di output sia per la soluzione che per il contenuto d'acqua, sono uguali a quelli dell'altra volta, con la differenza che adesso i campi delt e psi sono separati da una virgola. Queste sono le modifiche. Quindi le modifiche sono: il file di input della condizione iniziale deve essere un punto csv, quindi le due colonne separate da una virgola, e poi avete la possibilità di scegliere il tipo di algoritmo da utilizzare per il campo della soluzione.